conclusione di questo convegno ricco di stimoli e di spunti, il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha detto nelle conclusioni una frase che rimarrà scolpita come veramente la sintesi di tutto. Fare rete continua a essere la sfida più importante. Operatori sanitari, volontariato, istituzioni, tutti uniti contro il male sociale, il male del secolo, che è questo cancro che tanto spaventa, ma tanto abbiamo visto si può affrontare e in tante occasioni anche guarire. Grazie, sì, orgoglioso di poter aver ospitato questo incontro, che non è stato soltanto un incontro di informazione, ma anche un incontro nel quale gli operatori e le associazioni hanno dimostrato passione e speranza. È la cosa più bella, perché la rete attraverso i percorsi diagnostico-terapeutici, la Breast Unit, vale se c'è passione e speranza. È questo quello che possiamo lasciare ai nostri concittadini e alla nostra comunità, e non soltanto a questa comunità. Avanti allora con la comunicazione, l'informazione e la prevenzione. Grazie signora. Lo slogan scelto per questa giornata di sensibilizzazione al tumore metastatico delle donne è stato scelto questa frase: esserci è importante, essere ascoltate è fondamentale. A Cisterna, il luogo dove si è organizzata questa serata particolarmente ricca di stimoli e di spunti sulle condizioni mediche e non solo del tumore alla mammella metastatico, la consulta delle donne di Cisterna, una consulta comunale presieduta da Alessandra Pontecorri. Ecco, perché la scelta di trattare questo tema nell'ambito del mese in rosa, il mese dedicato alla prevenzione? Perfetto, allora noi siamo, come detto già te, un organo comunale, non siamo un'associazione qualsiasi, quindi noi partecipiamo e camminiamo pari passo con la vita amministrativa e politica della nostra città. E quindi noi abbiamo scelto uno dei tanti obiettivi che ci siamo posti, perché noi riguardiamo la donna a 360 gradi, ma era cominciata come sei anni fa come una prevenzione, quindi offrire un servizio alle nostre cittadine, e piano piano, cominciando ad entrare dentro questa rete, noi abbiamo scoperto che invece doveva diventare una tappa fissa, perché soltanto col prevenire si può allungare la vita. E la fortuna è stata che noi abbiamo incontrato poi, io personalmente, il professor Ricci, e ci ha istradato, e oggi siamo qua, siamo alla quarta edizione di Ottobre Rosa, quarta, quinta edizione, ma fatta bene, sono quattro edizioni. E quindi ecco perché noi vogliamo essere ascoltate, ma su tutti i temi, soprattutto poi sul tumore al seno. Per quanto riguarda appunto il tumore al seno in generale, quello metastatico, perché sì, oggi è la giornata, quindi essere ascoltate si può, rivolgendosi a una Breast Unit. Assolutamente sì, è proprio questo il discorso, che trovando la Breast Unit sulla propria strada si fa un percorso dall'inizio della malattia fino alla fine, quindi sei capita, compresa, aiutata, appoggiata psicologicamente, fisicamente. Quindi cioè, diciamo che la Breast Unit ci regala una migliore qualità di vita e soprattutto ci regala altra vita. E questa è la cosa, secondo me, fondamentale e più importante. Grazie. All'interno delle Breast Unit fondamentali sono alcune figure di specialisti che appunto fanno parte del team multidisciplinare della Breast stessa. A Latina, come figura psico-oncologo, abbiamo la dottoressa Maria Antonietta Uggiati, mentre per la fisiatria abbiamo il professore Roberto Tozzi. Ecco, la domanda è la stessa per entrambi: il ruolo della vostra disciplina all'interno della Breast Unit, l'importanza e appunto come si interviene nella cura di un tumore al seno e nello specifico del cancro metastatico. La camera lì. L'intervento consiste nel supportare i pazienti, ma fondamentalmente quello che ci interessa è incidere sulla qualità della vita delle stesse pazienti ed evitare
quelle situazioni di cronicizzazione che possono poi interferire sull'adesione e sull'andamento dei patti. I percorsi si sviluppano in vari modi e sono tutti personalizzati alle esigenze e alle bisogni dei patti. Chiaramente prioritario è l'aspetto interdisciplinare, interdipartimentale, che nella nostra Rest Unit viene in qualche modo si contempla e si integra perfettamente nel seguire le pazienti nel percorso di cura. Professore. Sì, la modalità operativa rimane la stessa, solo noi curiamo l'aspetto fisico, quindi la prevenzione delle alterazioni dell'apparato locomotore, abbiamo attenzione sulla postura e soprattutto sulla prevenzione del tumore secondario metastatico attraverso quella che è la promozione dell'attività fisica in tutte le sue sfaccettature, che vanno dallo yoga, all'attività con la gombot o altre come Nordic Walking o altre attività aerobiche che possono promuovere appunto la prevenzione del tumore secondario. Le donne di Europa Donna per questa giornata chiedono maggiore ascolto, ecco, l'importanza di all'ascolto, cioè di cosa le donne si aspettano e di cosa hanno bisogno quando arrivano per essere insomma curate, come aiutarle a sentirsi accolte. Sì, noi diciamo curiamo l'aspetto globale, viene la presa in carico globale, quindi valutiamo anche l'aspetto psicofisico, non solo quello fisico, e siamo molto attenti a quel modello che adesso è attuale per il modello biopsicosociale della persona, quindi andiamo a valutare anche aspetti che spesso prima venivano trascurati come l'aspetto sociale, familiare, che spesso non vengono sufficientemente valorizzati, insomma, anche sotto questo punto di vista. Infatti vogliamo sottolineare che l'aspetto l'intervento psico-oncologico serve fondamentalmente per identificare quelle modalità di risposta delle pazienti che possono essere più o meno adattive. Quindi non solo si interviene sull'aspetto supportivo, ma anche sull'aspetto diagnostico e sull'aspetto sociale, familiare e ambientale. Quindi intervenire con degli interventi mirati significa accettare la sfida della clinicità rispetto alle pazienti con una diagnosi di oncologica e di metastasi. Grazie. Dal marzo 2020 all'interno della Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina una nuova figura, quella del coordinatore delle attività, nella persona di Evangelista Fusco. In cosa consiste questo ruolo? Buon pomeriggio, sono il coordinatore della Breast Unit. Il ruolo del coordinatore consiste nell'organizzazione di tutti i processi multidisciplinari che interessano la donna affetta da tumore della mammella. Quindi va dallo screening alla diagnosi e alla cura e alla riabilitazione psicosociale. Quindi tutti gli accertamenti, tutti i passaggi che avvengono dentro tutto il percorso, il coordinatore è quello che deve organizzare e quindi stare dietro a tutti quei servizi per accelerare tutti i tempi, così per avere una definizione di tutti i percorsi e quindi la paziente può essere trattata dal chirurgo oppure dal punto di vista medico. La paziente viene sempre messa al corrente di cosa accadrà, certo, di cosa... Tutto viene messo. E questa, insieme a tutto il team della Breast Unit, quindi tutti gli infermieri, è importante il ruolo della case manager, che prende in carico proprio la paziente, una volta fatta diagnosi del tumore della mammella, deve seguire tutti i percorsi e segue tutto il percorso individuale della paziente, mentre il coordinatore segue tutte le varie indagini di tutti i pazienti e non solo di tutti i pazienti, ma anche dal punto di vista tutto il personale infermieristico e tutte le problematiche che servono all'interno di un reparto come il nostro, che è un reparto molto
multidisciplinare, quindi ci sono interventi con tutti i vari specialisti che servono per concludere una diagnosi e procedere alla terapia. Ed è proprio questa sinergia, questa unità, questa collaborazione che rende fondamentale il ruolo di una breast unit, no? Di mettere la paziente al centro della cosa. E quindi il coordinatore deve curare tutto il team organizzativo, e quindi questo è importante, fondamentale, deve fare da snodo proprio all'interno e poi all'esterno della breast unit, fino alla paziente che verrà dimessa e verrà al suo territorio. Quindi ci deve essere una continuità tra ospedale e territorio, questo è fondamentale. Grazie. Prego. All'interno dell'aula consiliare del Comune di Cisterna questa sera il convegno dedicato alla sensibilizzazione del tumore al seno metastatico. Siamo con una delle relatrici di questa sera, Marcella Schembari, case manager della Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina. Ecco, il ruolo di una case manager all'interno di una breast unit. Sì, il ruolo della case manager all'interno della breast unit letteralmente è il coordinatore del caso clinico. Essenziale è che ogni donna che viene da noi per aprire la cartella, l'accoglienza, in parole chiare e semplici, parlare del tumore al seno con chiarezza, senza metterle paura, e magari spiegargli nei punti fondamentali il percorso che verrà fatto ogni volta che viene da noi, perché sono diverse le varie richieste che verranno effettuate per la paziente. Per ogni tipo di neoformazione al seno c'è un tipo di servizio diverso, sempre anche quando facciamo la visita con il professor Ricci, con le senologhe, tiriamo fuori tutta una serie di percorsi che la paziente deve affrontare. E quindi cerchiamo sempre di alleggerire, diciamo, in parte il problema che si è presentato e di renderlo più semplice. Anche perché viene coinvolta pure la famiglia, e quindi nelle famiglie ci sono anche dei bambini, a volte abbiamo delle donne molto giovani, e quindi abbiamo da seguire un percorso psicologico sia da un punto di vista psico-oncologico che psicologo solo per i bambini. E questo è un percorso a cui teniamo molto, perché ci fa venire ancora più vicino al problema della donna, in questo senso. E niente, poi offriamo anche altri percorsi dopo l'intervento, i referti che vengono dati alla paziente. Cerchiamo di migliorare la qualità della vita della donna, mandarli a fare un po' di yoga, e continuare con il nutrizionista, e la fisioterapia. Sono tutti percorsi che rendono la donna migliore nella vita. Per la giornata di oggi lo slogan è la richiesta ad essere ascoltate. Sì, e noi puntiamo tanto sull'accoglienza, essere ascoltate, perché a volte è difficile, e quindi noi con molto tatto e anche piano piano ascoltiamo le donne, perché entrano in confusione, non c'è niente da fare, non possiamo frenare questa emozione. Non affidarsi a una breast unit. Sì, è l'unica cosa da fare, e le breast unit aiutano proprio tutte le donne affette di tumore al seno. Sì, questo è più che certo. Dottoressa Flavia Fanelli, responsabile per quanto riguarda lo screening mammografico, che è così importante per venire incontro a una diagnosi precoce del cancro al seno. Qual è la situazione nel nostro territorio? Buonasera a tutti. La situazione nel nostro territorio attualmente, lo screening mammografico, lo screening organizzato, è un'attività, è un LEA che viene distribuito su tutta la provincia. Abbiamo 5 sedi aperte su Aprilia, Priverno, Fondi, Formia e Latina, e l'attività mammografica viene fatta un'attività di primo livello, in cui le donne vengono attivamente chiamate per fare la mammografia e eseguiranno quindi il test di primo livello, e successivamente saranno eventualmente richiamate ad effettuare un approfondimento laddove c'è un dubbio o una positività della mammografia.
a Latina, dove c'è il centro di secondo livello, e in caso di positività del test anche del secondo livello confluiranno verso la Breast Unit, perché è fondamentale questa multidisciplinarietà e questa unione che c'è appunto tra lo screening e la Breast Unit. Perché è importante lo screening mammografico? Perché ci permette di fare diagnosi precoce, e lo screening mammografico organizzato, intendo, è necessario fare una differenza. Lo screening di cui noi parliamo e che offriamo come LEA è lo screening offerto alle donne dai 50 ai 74 anni nella provincia di Latina, ma nella regione Lazio, e si attiva dai 50 anni perché si è visto che solo da quest'età effettivamente c'è un aumentato rischio effettivo che ci possa portare a la partecipazione a una riduzione della mortalità. E partecipare allo screening è un diritto, e un diritto alla salute che ci permette non soltanto di ridurre la mortalità, ma di ridurre le disuguaglianze. E tutti partecipano allo screening in maniera indifferente, indipendentemente dallo stato socio-economico, no? E poi, oltre a ridurre le disuguaglianze, naturalmente facendo diagnosi precoce ci permette di avere una qualità della vita migliore. Sì. Tra i relatori di questa sera anche la dottoressa Genoveva Bobok, alla quale chiediamo il ruolo della radioterapia nella cura del carcinoma metastatico. È un ruolo tradizionale, è stato quello, la radioterapia è stata solo nell'angolo della palliazione, quindi non ha avuto un processo attivo in una terapia di guarigione o comunque di rendere il carcinoma della mammella tenerlo sotto controllo. Oggi però è del tutto nuovo questo nuovo filone, e della radioterapia stereotassica, che cerca di controllare quelle situazioni in cui si presentano da 1 a 5 massimo metastasi che sono a livello del polmone o dell'osso o del cervello o fegato, con buoni risultati. È tutto all'inizio, le società scientifiche sia europee sia internazionali, americane, si sono mosse solo nel 2020 in seguito ai risultati clinici di certi studi dove hanno messo le metastasi provenienti da tutti i tumori, però hanno visto che c'è un effetto positivo per i tumori metastatici della mammella, e oggi sono addirittura 5 studi trial clinici randomizzati in corso che stanno arruolando i pazienti. Speriamo che i risultati saranno favorevoli per le nostre pazienti. Quindi migliorano le terapie, quindi migliorano i servizi, l'importante resta affidarsi a una Breast Unit. Assolutamente, la Breast Unit garantisce il livello più alto di scegliere la strategia terapeutica migliore per quel determinato momento in cui la paziente si presenta, assolutamente.